Adesso sentiamo cosa diranno questi esperti. Prima di tutto io voglio dire due parole sul Green Digital Charter e il progetto NICE. Il progetto NICE è un progetto finanziato per quanto riguarda il programma quadro numero 7 per lo sviluppo tecnologico della Commissione europea e sta per la città intelligente in rete per l'efficienza. Ed è iniziato nel settembre dell'anno scorso fino al febbraio 2014. La sua funzione è quello di sostenere la Green Digital Charter, guidata come capofila da noi, da Eurocities, e Giulio Campodonico, che siediamo qui, lo vedo correre di qua e di là. E abbiamo un consortio che riguarda Clissing Links Limited, e quindi che è qui rappresentato davanti, poi la città di Manchester e anche l'Istituto di Sviluppo Ecologico Ambientale Regionale di Lipsia. E poi NICE che cosa fa? Fornisce un sostegno alle città per l'attuazione e l'implementazione di misure digitali verdi. È un punto di contatto dedicato che richiede il Green Digital Charter e lo sviluppo. E ha sviluppato un toolkit che contiene una rete e anche un tool di riportazione per il monitoraggio delle città e delle loro azioni. Le città che si sono impegnate dovranno dimostrare la loro attività per valutare e tracciare questi impegni. Per esempio, cioè la geoefficienza delle città è molto importante. E poi organizziamo anche informazione, apprendimento peer-to-peer, progetti educativi, quindi è un supporto molto valido per quanto riguarda il Green Digital Charter e dobbiamo ringraziare la Commissione europea. Questo roadshow, questo evento è una parte molto importante del nostro sostegno che abbiamo acquisito nelle città. Vogliamo sostenere la partnership tra i paesi, le città firmatarie, le istituzioni europee e anche gli attori che vengono rappresentati qui nel pubblico. Organizziamo tre roadshow, uno sull'energia e la tecnologia qui a Bologna, uno a sostenere le politiche e i finanziamenti per le misure digitali verdi e uno sulla collaborazione pubblico-privato nelle tematiche digitali verdi. L'idea qui è di presentare studi di caso di eccellenza. Il prossimo roadshow sarà nel marzo dell'anno prossimo a Norimberga in Germania. Qualcosa che riguarda digitale verde e il verde per digitale sono due distinzioni molto importanti, siamo interessati a entrambe. La ICT ha un impatto positivo sull'ambiente riducendo le emissioni e anche il consumo, sostituendo la produzione ad alto livello di CO2 con alternative a basso CO2, e quello invece di andare da qualche parte con la macchina mandate un'email o una videoconferenza. ICT può anche ottimizzare i sistemi e processi già esistenti e renderli più efficaci ed efficienti utilizzando al meglio l'energia. Quindi il progetto NICE ha identificato la matrice che aiuta le città a classificare le loro misure digitali verdi secondo queste dimensioni differenziate. Quindi misure digitali verde, ICT per il verde e il verde per l'ICT o l'ICT verde. Quindi l'ICT verde, anche se ICT verde può avere un ruolo fondamentale per molti settori, dobbiamo risultare che utilizzando queste energie sempre di più anche loro hanno un'impronta ecologica che aumenta utilizzandone di più. Non voglio darvi tutte le tecniche, però comunque insomma l'impronta ecologica dell'ICT è come quella delle linee aeree, però non ottiene tanta interesse, però non possiamo ignorare questa problematica dell'impronta ecologica oppure del
dello smaltimento degli ICT e ben poche città si sono impegnate ad affrontare queste tematiche, quindi noi stiamo promuovendo questa mentalità, questa idea. Poi ci sono altri aspetti che forse ci sono più familiari, che è quello l'ICT per il verde, le potenzialità abilitanti dell'ICT per ridurre il consumo energetico, e questo potrebbe avere un effetto molto rilevante in tutti i settori dell'economia. Poi i sistemi intelligenti ottimizzano le operazioni in ambienti variabili fornendo informazioni aggiornate costantemente e anche intelligenti. Misurano, quantificano, offrono soluzioni per vedere in che modo possiamo lavorare sulle emissioni, il consumo energetico in tempo reale, hanno un ruolo importantissimo per la dematerializzazione delle nostre modalità di vita, dove viviamo, dove lavoriamo, possiamo quindi ridurre le attività ad alta CO2 con altre alternative a basso CO2. E quindi il progetto NICE è tutto questo.